Buon pomeriggio da Chinetti, dopo bus 81 Castellanzese 0-0, ancora una volta alla porta del bus 81 grazie ad Andrea Monzani che è qua con noi, è rimasto in battuta. Ciao Andrea. Ciao. Come l'hai vista da dietro questa partita? È stata una partita difficile, loro erano molto organizzati, messi molto bene in campo e noi volevamo portarla a casa, volevamo comunque, dato che loro non avevano mai perso, cercare di batterli. E non ci siamo riusciti, fortunatamente non è arrivata una sconfitta, ma neanche per noi, ma un pareggio. E il fatto di non aver subito reti ancora una volta è una cosa che ci fa piacere, e ci lavoriamo molto durante la settimana, non solo ovviamente tutto il reparto difensivo, il centrocampo e l'attacco, per comunque cercare di far creare meno occasioni da gol agli avversari. E siamo contenti di questo numero di partite senza gol subiti. Ecco, io direi infatti solitamente le squadre che hanno una difesa che prende pochi gol sono quelle che vincono i campionati, cosa ne pensi? Sì, è vero, sono d'accordo con te. Ci sono certe partite che si vogliono vincere ma magari non si riesce a far gol, e queste partite come quella di oggi, come quella con Legnano, sempre meglio farle finire sullo 0-0 che andarla a perdere. Quindi c'è magari scusami. No, dimmi. C'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda? Eccola, è la siete la prima squadra che non subisce gol dalla Castellanzese, quindi è un motivo d'orgoglio in più, ecco, immagino anche per te. Sì, appunto come ti ho detto, loro parte, cioè se avevano vinte tutte comunque vuol dire che il gol lo facevano, quindi già averli fermati sullo 0-0 è un tassello che mettiamo. Ovviamente i punti di distacco sono sempre quelli e dobbiamo cercare di diminuire questo gap adesso. Ringraziamo Andrea, ciao. Ciao, grazie a voi.